Ciao Maurizio. Buonasera a tutti. Ciao Maurizio. Salendo, saluta. Ciao, come Maurizio. Stai? Come stai Maurizio? Come stai? Benissimo, ritemprato dopo questa giornata intensa, dopo la giornata di ieri che è stata particolarmente intensa. Abbiamo avviato il processo di metabolizzazione. Ma senti, ma tu ci stai male per questa storia o te ne freghi altamente? Te l'ha detto, se è avviato il processo di metabolizzazione. No, vabbè, che c'entra? Che c'è? Cioè, quello è il professionista e il tifoso, però l'uomo Maurizio Zaccone può avere un po' di scorie di questa storia, no? Vero è, Luca, che tutte le più belle domande che mi potevi fare le hai fatte a Massimiliano Gallo in apertura, nelle quali ho condiviso pure le risposte, quindi pure se me le rifai sarebbe comunque un doppione praticamente. Però vabbè, se tu mi capisci, aspetto la tua prossima puntata su Silvia Coscina, perché mi sono preparato e adesso... Ah boh, questa è troisiana come battuta, eh? Appunto, puoi capire che Senti, Maurizio, quando hai scritto questo brano cantato da Lillo Frank... magistralmente, hai provato più rabbia? Io sto parlando del momento in cui l'hai scritto, non adesso. Oppure sei dell'avviso, come dicono ormai in tanti, che il professionismo, questa parolina magica che tutto cancella, compresi i valori, sia la strada del nuovo calcio? Che dici? Allora, quando riguarda la storia del professionismo, sfatemi un attimo questo mito, perché essere professionisti a casa mia significa altro. Significa rispettare i contratti e non discuterli, non piantare i piedi. Quando guadagni 6 milioni di euro l'anno e studi un triennale, non dici che ti mancano gli amici e la famiglia. Questo è il mio pensiero. Essere professionisti non significa dire me ne voglio andare. Qua a 1000 euro al mese dobbiamo fare 8 ore di lavoro e non è possibile che a 6 milioni di euro l'anno voglio tornare a casa e mi mancano gli amici. Sì, ma quanto è stato bugiardo nel dire questa cosa dei genitori, visto che aveva firmato un biennale con opzione per il terzo anno con il Chelsea, quindi doveva mettere in conto che sarebbe stato fuori almeno 3 anni, o no? Assolutamente. È vergognoso, vergognoso. Ma la storia del genitore è proprio il punto di più basso. Questioni personali di fronte, cioè la professionalità non dovrebbe essere, la professionalità dovrebbe essere altro. Poi il discorso è un po' più ampio, perché io sono consapevole che Sarri lo abbiamo vestito noi da Massanello. Lui però il vestito se l'è fatto calzare per bene, perché gli andava bene. È ovviamente stato paraculo parecchio, diciamo, dai. Molto, tutti molto. Tutti noi, nella nostra... è chiaro, però se l'è preso perché gli calzava a pennello, gli piaceva. Tutti noi quando facciamo delle scelte professionali, oltre all'aspetto economico, guardiamo tutti i giorni la tutela della nostra dignità, della nostra immagine, dei nostri valori. Cioè è un qualcosa di automatico, si bilanciano entrambe le cose, dove il fattore economico ha e deve avere il suo peso. Nel caso di Sarri, dobbiamo precisare, Sarri non passa dal Sorrento alla Juve, che qua ogni tanto dico perché tu li avresti rifiutati 7 milioni di anni, ma chi li rifiuta? Ma lui non passa dal Sorrento alla Juve o dal Empoli alla Juve, passa dal Chelsea, dove prendeva 6 milioni per un aumento che poi scopriremo magari che sarà veramente di poca roba praticamente. Quindi in quel momento tu fai una scelta dove l'aspetto economico incide fino a un certo punto. Ma tu ci andresti a fare l'addetto stampa della Juve a 10.000 euro al mese? Finisco un attimo, vabbè, finisci. Allora, dai. Comunque no, stai tranquillo. Ah, pure io, bravo. Andrei a scrivere per tutto sport, non andrei a bugiardare me stesso. Bravo. Se questa è la scelta di vita, che no, ma sai perché? Ma sai perché ti chiedevo questo? Perché io adesso mi aspetto Maurizio Sarri a fare finta di non sentire i cori contro i napoletani, perché ci saranno sicuramente. Farà finta di rinnegare tutto quello che è stata la sua narrativa di quando era allenatore del Napoli. Farà finta di evitare di parlare di Allegri, che è stato il suo primo nemico. Perché se vogliamo, Allegri, quando dice non faccio nomi, altrimenti qui viene giù tutto, è perché lui già sapeva, Allegri, che ci sarebbe stato l'avvicendamento con Sarri. Questa è la verità, è vero, perché la verità, e ce la dirà anche Claudio Pea dopo, scusami un secondo, perché la verità è che Agnelli non l'avrebbe mai scelto Sarri, oltre perché è amico di Allegri e di un certo modo di fare calcio, ma soprattutto perché ha dato esclusivo mandato a Paratici e a Nedved di fare il loro percorso, e il loro percorso era quello di assecondare la voglia dei tifosi, e vi dico di più, qui lo dico e non lo nego, dal mio modesto punto di vista, e correggetemi se sbaglio, secondo me Sarri è una scelta strumentale, perché Guardiola molto probabilmente si libererà dal City tra qualche tempo, quindi è una fase preparatoria questa. Certo. Sarri è stato preso come allenatore a buon mercato, perché ha vinto la Coppa UEFA, quindi i tifosi non hanno nulla da dire, quindi tra virgolette è un vincente, non guadagna cifre blu. La Juve rientra da qualche investimento fatto in Italia, vince facile, mal che gli vada.
e cercheranno di capire come si fa il bel calcio, e quindi sarà propedeutico preparatorio all'arrivo poi di un grande allenatore. Siete d'accordo con questo, Maurizio? Sì, ma tra l'altro il City potrebbe anche avere dei grossi problemi già a partire di quest'anno. Però insomma, quindi... per quest'anno resta Guardiola, quindi beh, secondo me è una scelta transitoria. Secondo sono me Sarri d'accordo. Non era la prima scelta della Juventus. No. Tu che dici, Maurizio? Che Sarri non era la prima scelta è molto molto probabile. La Juve ci ha abituato a giocare su più tavoli contemporaneamente senza fregarsene poi di lasciare col cilindro in mano qualcuno. Che però sia un progetto preesistente, quello di Guardiola, che già si sa che tra magari 3 anni va lì alla Juve, ci credo poco. Ma l'ipotesi di Guardiola di per sé, personalmente ho creduto poco per via dell'ingaggio, a meno che non si scopra poi che ci siano dei magheggi particolari che permettano di ammortizzare quella cifra. Io ricordo sempre che la Juve è la squadra che 3-4 anni fa non è riuscita a prendere i Higuain perché non aveva i soldi. Ma adesso ce li ha, adesso ce li hanno, hanno sbloccato. Che pagare 25 milioni di euro l'anno, quindi o l'Hector è entrata prepotentemente nella Juve gestendo i suoi conti, perché non mi quadra la cosa. È vero che ha preso Ronaldo, ma è vero pure che lo sta pagando cara mano. Senti Maurizio, che risposta ti aspetti da parte del Napoli sul mercato, come voglia di dare un segnale anche al campionato, perché ovviamente Conte all'Inter, Sarri alla Juventus, Gattuso che non c'è più, Spalletti che non c'è più, quindi tocca al Napoli adesso con la Roma che è in costruzione perché non si sa che fine farà dopo l'addio anche di Totti. Che campionato sarà? Sarà una sfida a tre, Inter, Juventus e Napoli, o pensi che il Napoli sia comunque tagliato fuori perché non ha la forza oggettivamente di competere economicamente con questi due super club? Che dici? No, allora, per quanto riguarda la Juve, io ogni anno, pure se vincerà lo scudetto, io ogni anno dirò che questo è l'anno in cui non lo vincerà, perché poi dovrà non vincerlo, quindi per me la speranza che finisca questo ciclo il surreale ce l'ho ogni anno. Ora, chi è la squadra che potrà interrompere questo ciclo? Fino adesso il Napoli, andando oltre, superando le sue potenzialità, è riuscito ad essere l'unica antagonista. Il punto è che se si passa altro tempo rischiamo che si infili un Inter, certo, per lo mezzo. Quindi quando si aprirà questo buco rischiamo che tra le squadre che devono risorgere e che in termini di fatturato ci sono superiori, l'Inter è quella che sembra più vicina ad operare un sorpasso. E allora salutiamo. La Juve stacca, però Napoli ha bisogno, come mi dicevi tu adesso, di una sferzata di entusiasmo, di carica. Sì, ma se De Laurentiis non compra i calciatori giusti, è inutile che puntiamo sull'avversione nei riguardi di Sarri e della Juventus. Finiremo sempre in questo tritacarne psicologico. L'entusiasmo è il mercato, Luca. Esatto, assolutamente. Qualcuno per rafforzare realmente la squadra, non in chiave prospettica ma in chiave istantanea. Ma De Laurentiis comprerà e comprerà bene, lo chiediamo a Claudio Pea, prossimo ospite dei Tirapietre. Salutiamo Maurizio Zaccone, grazie Maurizio. Ciao Maurizio, buona serata, un abbraccio.